Fra i siti delle scuole elementari che abbiamo visitato, alcuni sono molto fantasiosi. Per esempio, nella scuola Gianni Rodari di Udine, i bambini sono stati attivamente coinvolti nella produzione di testi e di fotografie per raccontare alcune delle loro esperienze scolastiche e per stimolare naturalmente la loro creatività. E il giornalino Il Formicaio, giornalino online, è appunto il risultato di queste attività, illustrato con foto scattate a scuola e con disegni degli alunni. Però il sito, che si presenta con una divertente grafica un po' da corrierino dei piccoli, forse qualcuno dei più grandi lo ricorderà, mette a disposizione anche materiale sugli altri progetti della scuola, da quello sull'apprendimento dell'inglese a quello sul logo, che è il linguaggio di programmazione creato per i bambini da Seymour Papert.